E oggi siamo su un gioco particolare, amici miei, benvenuti su Espresso Tycoon. E io sono curioso di provare questo giochino. Adesso io sto con Nvidia Shadowplay, che in questo caso funziona. Vai a capire che cazzo succede. Mi scuso se il precedente video si vedeva un po' male, cercherò di modificare un po' anche OBS. Io voglio vedere un po' sto gioco perché sono molto curioso. Siamo a Città del Capo in Sudafrica e c'è stato scritto che abbiamo vinto un concorso intitolato "Non abbastanza del lavoro in azienda". In primo premio ti offre l'opportunità di fare uno stage in una delle tante caffetterie mondiali convenzionate. Si va in Sudafrica dove potrai imparare a gestire un piccolo camioncino del caffè e acquisire preziose competenze commerciali. Guardate, io sono molto curioso di questa cosa. È una demo molto interessante. Vi dico la verità, dovevo portarvi Pax Augusta, per qualche motivo la demo non è più disponibile. Ma volete mettere in confronto con Espresso Tycoon? Dai su. Cioè guardate. Ma che è? Lui si è fatto male alla spalla. Il gioco continuerà dopo il filmato. Meno male, pensavo che la demo finisse lì. You must be the winner of the contest. Nice to meet you. My name is Kim and I'm here to help guide you during your coffee journey. We're gonna travel around the world together starting here in a beautiful park in Cape Town. Oh, mamma mia. Do you see this humble coffee truck over there? Ma come Humble? Non è Humble. Non è Crypto Brand. Allora, Janarius. Coffee. Anzi no, vuoi caffè? Sì, no, azzurro è forza Napoli. Bene. Come tocca fare. Ciao, sì. Che diavolo succede? Chi è? Cosa? Ma? Prego? Ma che sto... Che? Ah? Che? Apri la finestra decorazioni. Dobbiamo comprare due tavoli, due sedie e una lampada. Ma che è sta monnezza? Oh, mamma mia. È perfetta. Tavolo standard. Che schifo! Sgabbengo da bar. Ma fa cacare. Ma mi scusi. Sedia da esterni. Ma come sedia da esterni? Ma come la scultura? Ma scusami. Che è questa? La sedia bianca. Perfetta. Questa è proprio da... Cosa? Una sedia a tavolo. Ma fai proprio schifo. Per questo comprerò un tavolo economico. Madonna che schifo. No, vabbè, ho capito. C'ho anche una dignità però, eh? La lampada. Una sola però. Tutto il resto fa schifo. Appendino. Ma sì, buttano qua in mezzo alla cenere. Che dà fastidio. Che cazzo te frega te. Quanti soldi c'ho? Vai tranquillo. Dov'è la lampada in tutto ciò? Una candela? No, una lampada. Tipo Alien, sì. Cosa? Dai, la devo mettere in mezzo perché deve dare fastidio. Ma che è? Cartone del latte. Ma che cosa sto a vedere? Ma la lampada normale. Pallone rosa? Sì, pallone rosa va qua, perfetto. Vabbè, sentite. Oh! Nice work! Sembra vuoto. Ma come vuoto? Ma non vedi? Non vedi l'arte? Non apprezzi l'arte? Che strano è qua?
Aggiungi espresso al menu. Espresso. Lo chiamo modifica ricetta. No, no. Americano. Capito? Che menu vario su due cose. Due cose, menu vario. Va bene. Va bene. Ma chi è questo? Perché Brian? Che stato sei? The Movies. Quindi? Good start. Chi? Non è il mio caffè preferito. Allora perché ti prendi in americano? Ma no, zitta un attimo, scusami. Americano, non è il mio caffè preferito. Prego. Ok. Ah, un occasionale. In caverna così. È molto conveniente. Sì, va bene. Johnny Doe. Ciao, Johnny Doe. 39 anni. È in attesa di che cosa sta. Va, 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 Tain. Ok. Aumenti il prezzo dell'espresso. Ma io non vorrei, però. Ah, proprio di. Vabbè. Siamo stronzi. Voglio 3 euro in americano e 2,50 in espresso. Perché sì. Chi sei tu? Hipster. Sempre a caccia di un nuovo caffè artigianale biologico privo di umorismo, strano, privo di crudeltà. Ma che? Ma gruppo su Facebook? Che sei arte? Volevo ordinare un caffè da sport, ma non hanno le tazze adatte. Aiuto! Ma chi te l'ha chiesto? Ma che vuoi? Ma che cosa vuoi? Ma chi ti ha chiesto a te poi? Prendi il caffè e zitto. Vabbè. Cioè, devo prendere le tazze da asporto perché uno stronzo mi ha detto che devo prendere le tazze da asporto. Oh. Tazze semplici. Penso queste. Cosa? Che? Sentite, io mi compro queste, 25 unità. Cioè, ho dovuto spendere 270 euro di tazze di creme perché uno stronzo ha detto che... Sì, ho capito. Dantelone. Ma paura fa... Dai, su. Mo, ya, mi devi pagare 10 euro il caffè. 2 hours later. Poi questo, ma americano da sport non è il mio caffè preferito. Ma ragazzi, aiutatemi. Che vuoi tu? Studente. Vabbè, quindi il caffè serve. Mi piace lo stile di questo posto, meno male. Vedete uno che apprezza l'arte? Una che apprezza l'arte. Muovi tutti i rifiuti. Cioè questa ha rovinato il mio pacchetto del bar. Eh no. Per questo metterò dei tovaglioli. Così. Una pianta grassa qua. Metti in pausa il gioco. E rimetti no. Ma perché? Ma che me lo insegna a fama? Come se non lo sapessi. Ho capito. Che cazzo vuoi? Aumenta la velocità del gioco e lascia una palla. Bene, va bene. Sì, manipola il tempo. Thanos, no. Ciotole per cane. 40 dollari una ciotola per cane. Ma sei scemo? Dove sono i cani? Quante code scodinzolanti? Dove? Dove? 25 caffè. Dopo questo mi fermo perché veramente basta. Che cosa è il mesh espresso? Mi sa che è quello che serve per... Oh, aspettate un attimo. Abbiamo avuto tutto sto tempo. Ok. Abbiamo delle forniture. Americano. Sa fare il caffè. Sto stanzetto. Forza, vendi sto caffè. Dai, su. No, compete. Ah, come tu. Cioè, questo ha piato 4 caffè. Americano da sport. Ok. Cos'è qua? Vai. Come questo ha piato. No, non è più. Non lo so, non lo so se ha comprato 4 caffè, non mi interessa. Ma che è lui, hanno messo. Ottimo, hai fatto un piccolo passo come imprenditore.
Ma un grande banzo come saggista. Vabbè. Amici, va bene così. Possiamo fermarci qua. Vi ringrazio per aver visto questo divertente video. Spero che il video vi sia piaciuto. Nel caso vi sia piaciuto, mettete un bel mi piace, commentate, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Noi ci vediamo su un prossimo video. Ciao ragazzi.